stamattina era proprio per fare un punto della situazione. Noi abbiamo notizie positive degli stabilimenti come la Denso, che ha riassorbito i 70 dipendenti che già lavoravano all'interno, quindi è una notizia positiva, come la FMA, che da 6 giorni siamo passati a 15, grazie a Melfi che con i 2 mini SUV si sta portando un lavoro. Hanno fatto addirittura i 20 turni e quindi si lavora anche il sabato e la domenica. Questo ha permesso di fare 1500 assunzioni a Melfi, ma di riflesso anche sulla FMA e l'indotto c'è una notizia positiva. Per passare poi agli stabilimenti che ahimè oggi non hanno una vita lunga, parliamo della Mondial che ha cambiato management, ma comunque rischia la chiusura perché la concorrenza di altre nazioni la fa dalla padrona, insomma. Quindi noi abbiamo fatto stamattina un punto, un punto per vedere quanti posti di lavoro si sono persi in questa provincia e dai dati che abbiamo sono migliaia e migliaia e sono posti che una volta persi non hanno più la possibilità di rimettere sulla nostra provincia. Io farò un appello, visto che comunque ci sono anche le regionali a breve, che chi uscirà dovrà farsi carico insieme alle parti sociali tutte, senza escludere nessuno, perché noi insieme possiamo fare una forza, sicuramente è soltanto una sconfitta. Quindi insieme tutti alla classe politica che ci rappresenterà a breve dobbiamo risanare quella che è stato fino a dire e mettere in moto un percorso positivo per questa provincia. Dall'inizio il dottor Del Rosso va dato piena fiducia in questo momento perché ha avuto il coraggio di venire in provincia di Avellino e quindi prendersi uno stabilimento che Fiat l'ha lasciato, quindi parliamo di Fiat. Quindi il dottor Del Rosso ha avuto il coraggio di venire in provincia di Avellino e ci dobbiamo dare fiducia. I tempi saranno lunghi, non saranno brevi, però già dall'altro ieri che sono venuti 2 autobus, quindi già va accolto come positivo, un segnale positivo, perché adesso è i 20 persone che si sono trasferiti alla Brede Menarini, è sempre un segnale positivo, va dato fiducia.